omesso di dichiarare ricavi per circa 1.400.000 euro, evaso IVA per 300.000 euro ed effettuato consistenti vendite in nero. I finanzieri della tenenza di Tricase hanno scoperto due amministratori che dal 2008 al 2012 si sono alternati alla guida di un calzificio del Basso Salento per evasione fiscale. L'ingente evasione è emersa al termine di una verifica nel corso della quale è stata analizzata l'attività dell'azienda dal 2008 al 2012. A conclusione dell'ispezione, le Fiamme Gialle tricasine hanno segnalato all'autorità giudiziaria i due amministratori per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione. Urne chiuse alle 20:30 in punto e poi lo spoglio. Salvatore Piconese è stato eletto segretario provinciale del Partito Democratico con 81 punti, 20 di distanza dal secondo candidato Alfonso Rampino, che ne ha totalizzati 61. 51 le schede bianche presentate dai delegati di Edoardo Santoro e Vincenzo Toma. La giornata mette fine a un iter precongressuale caratterizzato da veleni, polemiche e proteste. A confermare il clima di pacificazione, l'intervento dei quattro candidati prima della chiusura delle urne, nel quale ognuno ha voluto sottolineare la necessità di unione al fine di superare gli scontri per una cooperazione futura scevra da veleni che permetta al partito di rilanciare la propria immagine. Poco più di 24 ore i giallorossi scenderanno in campo contro il Pontedera allo scopo di dare continuità al bel gioco e agli ottimi risultati visti nelle ultime due giornate di campionato. L'estremo difensore Perucchini ha recuperato e domani dovrebbe giocare. A disposizione anche Fabrizio Miccoli, che con ogni probabilità partirà dalla panchina. Ad ogni modo, la formazione da schierare dovrebbe essere decisa al termine dell'allenamento di rifinitura, ma il Lecce dovrebbe scendere in campo con Perucchini tra i pali, difesa a 4 composta da D'Ambrosio, Diniz, Martinez e Lopez, Parfè e Papini davanti al reparto arretrato, Ferreira, Pinto, Bogliasino e Dunga a supporto dell'unica punta Zigoni. Allo stadio Mannucci fischierà l'ansa di Michelino, calcio d'inizio alle 14:30.